Si tenga ben presente che essere figlia della migrazione, o come preferisco dire del Mediterraneo, in mezzo alle terre, ha una sua responsabilità. Riconoscere i motivi della propria essenza mediterranea e farli trasparire. Ortega y Gasset scrisse: «È un unico mare a fondare l'identità delle due coste. La scissione che si è voluto compiere nel mondo del Mediterraneo, attribuendo valori diversi alle rive del nord e a quelle del sud, è un errore di prospettiva storica. Non ci si accorge che quando la cultura mediterranea era una realtà, nell'Europa, nell'Africa esistevano. La responsabilità che ho come mediterranea è proprio quella di decostruire un errore di prospettiva ricorrente in quest'epoca postcoloniale. C'è da ribilanciare un'identità collettiva che a un certo punto è stata rinnegata. Si è deciso che il mare non era più una possibilità di crescita e contaminazione trasversale, quanto piuttosto un veicolo di invasione. Si è deciso che ogni Stato-nazione bastava a se stesso, circoscrivendo lo spazio e facendo finta che i tempi non coesistessero, che il passato fosse passato e che bastasse rinchiudersi nella propria fortezza, dando le spalle al Mediterraneo, al Bahar al-Matawassat, che non è solo un mare, ovviamente, ma un'identità collettiva soffocata. Perché mi trovo in difficoltà di fronte a questo genere di domande? Da dove vieni? Il mio luogo di nascita non può definire in modo prestabilito la mia identità, e questo è un dato di fatto che non coinvolge solo chi migra, è una condizione trasversale. Analizzando i livelli di circostanza che mi riguardano personalmente, partendo insomma da me, posso asserire che, primo, io e la mia famiglia siamo immigrati di origine marocchina, più in particolare di Horeb, dove ho passato quasi tutte le estati della mia giovinezza. Secondo, la mia infanzia e formazione educativa è avvenuta in Italia, più in particolare in Umbria, in un piccolo paesino sperduto. Terzo, la mia attitudine, dalla maggiore età in poi, è quella di essere una perenne migrante tra le città del nord, del nord-est, per il momento. Se penso a Khribga, ricordo sprazzi memorie e dettagli di vita che certamente porto con me, ma non sono circostanze che estive. Da turista, forse troppo brevi, saltuarie per penetrare in modo esauriente, incisivo e definitivo alla domanda delle mie origini. Khribga non è la risposta giusta. Se penso all'Umbria, ricordo almeno 16 anni passati nella costrizione di un io che a fatica riusciva a trovare una sua dimensione. Vivevo nel verde, nella monotonia, amicizie saltuarie, tra famiglie che abitano quello spazio da generazioni, lo sentono, e io non sentivo nulla se non un vuoto cosmico. Sapevo di essere straniera, quindi estranea a quel contesto. L'Umbria non è la risposta giusta. Se penso ai luoghi che ho attraversato, alle città, alle esperienze che ho vissuto, la risposta non riesce mai a essere esaustiva. Sono solo tanti piccoli spunti che vivo con disalienazione. Ecco cosa intende Abdelmelik Sayad quando parla di doppia assenza, che ho provato a tradurre attraverso qualche verso di poesia. Mondi paralleli, doppia assenza, identità confuse, meticce, liquide. Mondi che si intersecano, che si mescolano, la logica è casuale, decostruzione, rinascita, nell'essere o non essere, scontro per essere e non essere. L'equilibrio è quasi raggiunto, senza avere punti fermi. Una stella vale l'altra, un porto vale l'altro. È il tentativo sfinito di spiegare il mio infinito.